19. Materia mentale. Teosofia e nuova psicologia. Annibe San. Quando parte per il suo viaggio discendente per prendere un corpo fisico, l'uomo è uno spirito vivente, che non ha alcuno dei meccanismi di coscienza di cui noi ora specialmente ci occupiamo, ma è vestito in ciò che tecnicamente è chiamato corpo causale, cioè il corpo delle cause, chiamato così perché in esso sono appunto messe in riserva, diremo così, immagazzinate tutte le memorie gradatamente accumulate dallo spirito durante le sue precedenti esperienze nei piani più bassi. In questo corpo spirituale risiede la memoria spirituale, che include il complesso del suo passato quasi illimitato, un passato che trova il suo principio solo nell'essere eterno di Dio medesimo. Partendo dunque come spirito, l'uomo si veste di materia mentale, di quella materia per mezzo della quale egli penserà durante la sua vita nei piani più bassi. Egli si veste, cioè, della materia del piano celeste o mentale. Ora, come viene selezionata questa materia? Per mezzo di un frammento di materia mentale che è stato collegato allo spirito umano attraverso tutto il suo lungo pellegrinaggio, per mezzo della particella permanente, come diciamo nella nomenclatura teosofica. Coloro che hanno studiato quanto è stato detto dell'atomo permanente sapranno la parte immensa che esso rappresenta nell'evoluzione dei corpi e nel meccanismo della coscienza, e vedranno come questo nostro insegnamento concordi con l'insegnamento scientifico del Wiseman e dimostri una vera continuità della materia accanto alla continuità della vita permanente dello spirito. Commento. Annibe San, 1847-1933, attivista, saggista, esoterista, oratrice socialista, libera pensatrice e teosofa britannica, è stata un'allieva di Elena Blavatsky, 1831-1891, filosofa, teosofa, saggista russa, naturalizzata statunitense. Alcuni maestri hanno spiegato come la Blavatsky fosse una medium, uno strumento, attraverso cui, con l'insegnamento della teosofia, i maestri hanno iniziato ad organizzare le grandi medianità successive. Noi crediamo che la nomenclatura dell'oltre, esposta nel brano pubblicato dalla Besan, indichi chiaramente le connessioni esistenti tra quell'epoca spirituale e la nostra. Nota 1. Teosofia e nuova psicologia. Il libro è pubblicato dalle edizioni Alaia.